fascista e felpista sta andando al governo con i 5 Stelle a reggere il moccolo. Ti sembra così sbilanciato verso destra? No, questo è il libro nuovo di Vittorio Zucconi, che non parla di politica, non c'è storia di politica. Però ve la facciamo rivedere alla fine. No, invece tu hai parlato, hai dato questo giudizio politico molto molto duro. Molto pesante, perché io vedo, poi ti dirò anche il nome di una persona, secondo me rappresenta, vedo dentro delle pulsioni che non possiamo definire fasciste nel senso del distintivo, la cimice, il camicia nera, lo Horst Wessel Lied dell'SS, però di fronte a questo atteggiamento profondamente dispotico, di superiorità razziale, di considerare gli altri non come clandestini, ma proprio come sporchi, come esseri diversi, quali sono gli ideali ai quali si ispirano? Orban. Forse che Orban non è praticamente fascista. Putin non è forse un dittatore con delle forti tendenze che definisco fasciste per semplicità, perché non possiamo fare un dibattito su questo. Qual è l'ispiratore ideologico che fino a ieri gli è stato a fianco? Steve Bannon, l'americano talmente estremista, talmente vicino al Ku Klux Klan, a questa gente che è stato cacciato dalla Casa Bianca. Quindi attenzione, perché certo non vedremo, come dice giustamente Travaglio, non vedremo i sabati fascisti, le camicie nere, Starace e il saluto al Duce, però lì, così come nel movimento 5 Stelle, ci sono delle forti pulsioni movimentiste, c'è la vecchia origine Meetup che adesso si è normalizzata con la camicia e la cravatta, così dentro la Lega ci sono queste, e ce n'è uno in particolare, mi ricordo che il ministro della famiglia e della disabilità, che si chiama Fontana, sì, viene da Verona, è vicinissimo al mondo dell'estremissima destra e sogna, mi auguro che non ci riesca mai, di abolire la 194, di togliere la libertà di interruzione di gravidanza alle donne. Lo ha detto esplicitamente più volte. Vero, Mariana Aprile, sì, mi aggancio solo alla parola donne, perché io l'avevo già fatto rilevare ieri sera quando abbiamo visto la lista ufficiosa dei ministri, che poi è stata praticamente confermata con l'introduzione di Toninelli. Un governo di 19 membri registra 5 ministri donne, che è veramente un po' poco, quindi su questo fronte di cambiamenti non se ne vedono, anzi siamo tornati indietro. Abbiamo perso, rispetto al governo uscente, abbiamo perso anche il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che nel governo Gentiloni era ricoperto dalla Boschi, e quindi se vogliamo era il livello più alto del gioco raggiunto da una donna nel governo. No, sono poche, sono tra l'altro in posizioni femminili, cioè la ministra della difesa, che però era in mano a una donna anche nel governo precedente, certo, quindi certo, non c'è molto cambiamento. No, però se ho un secondo, cioè io in realtà, riagganciandomi a quello che diceva ora Zucconi, magari non vedremo i sabati fascisti, ma vedremo un mondo più fascista probabilmente. La visione che emerge dal programma, dal contratto di governo e dalle esternazioni di esponenti di spicco del governo come Centinaio, come Fontana è ministro della famiglia, tassativamente al singolare, perché Fontana non concepisce altra famiglia che non quella composta da uomo e donna, è contrario alle unioni civili tra i gay, dice di avere Putin come modello nel trattare gli omosessuali, è contrario alla legge sull'aborto, è contrario alla legge sul fine vita. Sono le unioni civili e la legge sul biotestamento, sono due leggi che ci sono costate anni di rinvii, di strazio per tante famiglie, formande e morenti, e l'idea che il governo del cambiamento possa inserire in questo supposto cambiamento anche il cambiamento di diritti acquisiti in ritardo e male, è davvero inquietante. Esatto, quando si parla di cambiamento, il cambiamento non va mica in una direzione sola nella storia, cambiamento, certo, può essere perso per il meglio. Marco Travaglio, da che cosa riusciremo a capire che questo è davvero un governo del cambiamento, secondo positivo. Te? Cambiamento positivo, aggiunge Zucconi, ma insomma.
Non dal numero delle donne presenti, perché è lo stesso numero delle donne presenti nel governo Gentiloni, quindi uguale, identico. Le ministre erano 5 e oggi sono 5. Vabbè, nel governo Renzi erano la metà, quindi diciamo che chi mette un quarto di donne in un governo oggi in un paese civile non ha fatto un gran bel lavoro. Chiusa questa parentesi. Io ne avrei preferite di più, ma diciamo che da questo punto di vista non c'è nessun cambiamento, il numero rimane inalterato. Per quanto riguarda i punti sui quali si vedrà il cambiamento, ovviamente attengono a quel contratto o programma di governo, come lo vogliamo chiamare, che per fortuna non prevede né l'abolizione della legge sull'aborto né la, diciamo, la persecuzione delle unioni diverse da quelle maschio-femmina, per fortuna, quindi insomma, se ha un valore quel programma, nessuno ha mai minacciato questi, ma sai, se ha un valore, Marianna, come tutti i programmi di governo, al momento non possiamo fare il processo alle intenzioni, di Castello, non un contratto fatto. Va bene. Prima che allora il governo fosse formato, allora io ti dico che scommetto. Scusa, ti ho interrotto. Ti dico che scommetto che non verranno abolite le unioni civili e che non verrà abolita la legge 194. No, poi ma non magari ho detto perdo questo. La scommessa, ma io scommetto che non verranno toccate. Basterebbe provarci. Crea immediatamente una lacerazione terribile, un dibattito che porta fuori. Che serve anche a distrarre eventualmente da problemi economici. Ragazzi, o sociali. Siamo nati tutti parecchi anni fa e quindi ci ricordiamo che nel Partito Democratico sedeva una certa Paola Minetti, no? Cioè, voglio dire, le posizioni sui diritti civili non sono mai state appannaggio di un partito o esclusiva di del centro-sinistra. Non dipingiamo quello che abbiamo vissuto fino a oggi come il paradiso, perché altrimenti non si spiegherebbe perché la Lega e i 5 Stelle oggi stanno andando al governo. Io, magari questo certamente è un governo che ha un partito di destra al suo interno, però io vorrei capire che cosa c'era di sinistra in un governo che cancellava l'articolo 18, creava precariato, ma tentava di manomettere la Costituzione e metteva sotto il Parlamento a suon di decreti e di fiducia. Cioè, cerchiamo di ricordarci che cosa abbiamo vissuto in questi anni, altrimenti non capiamo per quale motivo gli italiani il 4 marzo sono impazziti e hanno deciso di premiare le uniche due forze che in questi 7 anni non avevano governato. Marco, dice Marianna Aprile, scusa. Anche prima. Marco, scusa un attimo, Marianna Aprile voleva scendere solo una piccola precisazione. Lo ricordiamo tutti benissimo e se non ce lo ricordassimo noi lo ricorderebbe il 18% a cui è franato il PD. Nessuno diceva che verranno abolite la 194, la legge sul biotestamento. L'allarme che io nel mio minuscolo lancio è culturale. Nel momento in cui si imposta al governo di un paese, perché oggi Mattarella la prima parola che ha detto dopo il giuramento era sul linguaggio, sulle parole ostili che devono lasciare il posto a parole di concordia? Perché sa perfettamente con chi ha a che fare e che i danni che questi signori faranno, se terranno fede banalmente a quello che sono stati finora, senza inventarsi nulla di nuovo, faranno alla cultura di questo paese e soprattutto dei giovani. Noi, hai detto bene, siamo tutti abbondantemente corazzati, ne abbiamo viste anche di peggio, ma c'è chi è più giovane di noi e di peggio non ne ha viste, è convinto che questo sia il meglio. Ma se tu, e se là tu, il, scusami, il Maria, dramma vero è lì. Quando tu vinci le elezioni legittimamente, io un'immagine però, un po' forte, scusami padre Marco, facendo il lanciando fiamme, come hanno fatto questi partiti, quando poi vai al governo non puoi pretendere che gli altri ti trattino lanciandoti dei fiori. Cioè, hai impostato il dibattito politico in una maniera così brutale, così violenta, certo. E soprattutto, questo mi preoccupa nelle parole di Marco, perché rischia di essere il leitmotiv del futuro, che di fronte a ogni problema ci sentiremo dire, come fa la Raggi a Roma, ma è colpa di quelli che sono venuti prima. Quelli che sono venuti prima, basta, chiuso. Se vi abbiamo eletto è perché vogliamo un modo diverso di governare. Allora, Marco non è d'accordo. Marco, devo andare in pubblicità, ti do la parola subito dopo la pubblicità. Devo andare in pubblicità.